Cos'è? Qua spostiamo un po' il focus perché non parliamo solo di un CAM, ma parliamo di uno strumento un po' come lo era per Inventor. Insomma, in Inventor è proprio un CAM integrato. In Fusion parliamo invece di uno strumento che non è un CAD, ma è uno strumento dotato di molti ambienti e quindi ci permette di fare molte cose, al cui interno è contenuto comunque anche il CAM di HSM. Quindi prima di parlare direttamente dell'area manufacturing, quindi dell'area CAM contenuta, dell'ambiente CAM contenuto in Fusion 360, andrei a parlare per far capire cos'è questo Fusion 360. È un Fusion 360 è uno strumento 3D CAD CAM cloud-based, quindi comunque gestito in cloud, con tutti i vantaggi che ne conseguono, per la progettazione e lo sviluppo dei prodotti. Cosa si intende per progettazione e sviluppo? Sia la progettazione a livello di modellazione solida di elementi singoli o di assiemi, ma anche per lo sviluppo di prodotti. Quindi se io dopo che ho disegnato il mio oggetto voglio fare una piccola analisi FEM per valutare un'analisi dei carichi che dovrò applicare a quell'oggetto, oppure voglio fare una simulazione fotografica, un rendering per ottenere un'immagine da presentare a un cliente, riesco ad avere a disposizione questi strumenti, tutti contenuti in Fusion 360, tra cui anche ovviamente l'ambiente CAM. Se ho una macchina utensile da gestire, non ho strumenti performanti a disposizione come PowerMill o FeatureCAM o il CAM di Inventor, posso andare a utilizzare questa tipologia di strumento. Quali sono i vantaggi? Perché potrebbe essere una soluzione che fa per noi Fusion 360? Fusion 360 è la soluzione ideale perché cerca uno strumento completo per poter progettare, verificare e realizzare prodotti, grazie appunto ad un software, chiamiamolo multitasking, cioè un software dotato di diversi ambienti in cui possiamo spostarci per andare a progettare, sviluppare e realizzare questi oggetti. Quindi è una soluzione innovativa e comunque economica, perché parliamo di qualche centinaio di euro di costo annuale per la versione base, diciamo. Quindi vantaggi di essere multiambiente, innovativo perché dopo vediamo comunque, anche se economico, ma è dotato di soluzioni molto molto all'avanguardia, e facile da usare comunque. Un ambiente user friendly, molto molto semplice e intuitivo. Come vi dicevo, è gestito in cloud. Cosa significa? Che sia per la generazione di alcuni calcoli si può sfruttare il cloud, ma anche comunque mi dà la possibilità di andare a gestire i progetti in un ambiente in cui la condivisione diventa molto 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 semplice. Cosa vuol dire? Io ho comunque un ambiente situato in cloud. Per carità, posso sempre generarmi i miei progetti in locali, salvarli in locali e non gestirli in cloud, è una scelta che faccio. Però ho la possibilità di gestirli in cloud e quindi avere tutta una serie di ambienti, magari diviso anche per cartelle, di aree, dare accesso a questi ambienti alle persone che decido io e quindi collaborare non solo fra dipendenti della stessa azienda, ma anche con esterni e poter dare a questi esterni accesso a determinati file per poter fare delle analisi insieme, insomma, per gestire questa cosa in contemporanea, quindi in cloud senza dover gestire invio di informazioni via mail, che dopo magari non rimane la storia, faccio fatica a gestire e così via. Come vi dicevo, una soluzione completa perché è dotato di diversi ambienti, quindi abbiamo un ambiente di modellazione solida e parametrica, modellazione di superfici e mesh, gestione di ambiente assembly modeling, quindi posso gestire anche un ambiente assembly, e questo mi permette anche a gestire una banale morsa, una banale attrezzatura, un mandrino, un docentrante, perché voglio gestire il meccanismo per posizionare le grife e dopo importarlo nel mio CAD per andare a fare una verifica delle collisioni. Quindi è dotato di questi ambienti, simulazione di movimento giunti.
Il rendering, il CAM, anche l'analisi FEM, quindi questo tipo di analisi in simulation, un ambiente in cui vorrei spendere un attimo di una parola, anzi più che spendere, qua chiedo l'intervento del mio collega Riccardo Facin, che è il nostro esperto di generative design. Cos'è il generative design? È un ambiente di Fusion 360. Si tratta di un processo basato sull'intelligenza artificiale che sfrutta il cloud per guidare e generare l'innovazione, esplorando e quindi generando migliaia di possibilità. Ovviamente queste possibilità verranno guidate da dei parametri che noi andremo a definire, però dopo, con tutte le scelte che ci vengono messe a disposizione, queste soluzioni verranno valutate dopo verrà scelta quella che secondo noi è più idonea. Quindi a questo punto io passerei la palla al mio collega Riccardo. Buon pomeriggio a tutti. No, Dani, se vuoi puoi lasciare direttamente il tuo di schermo, te parlo io Sì, col tuo ok, schermo. parto. Perfetto, allora chiudo. Adesso state. Perché non Ok. ti. Ok, perfetto. Buon pomeriggio a tutti, sono Riccardo Facin. Per chi ha seguito l'intervento di stamattina su Inventor delle novità, ci siamo già conosciuti. Se no, faccio una brevissima presentazione, faccio parte del team tecnico di NKS, con più che altro la parte CAD e anche le soluzioni di stampa 3D, e seguo anche la parte di generative design. Quindi, come vi accennava prima Daniele, questa funzionalità la trovate su Fusion 360 e per quanto riguarda l'ambiente Autodesk è presente solo su Fusion. Cos'è il Generative Design? Sostanzialmente è una possibilità di andare a riprogettare un elemento oppure anche disegnarlo da zero, dove sostanzialmente io vado semplicemente a impostare quali sono i miei vincoli iniziali di progetto, quindi quali sono delle zone fondamentali per la mia parte, quindi delle zone obbligatorie che saranno sicuramente presenti nella mia forma finale, viceversa dove ci dovranno essere dei vuoti, quindi dove ci saranno degli ingombri perché fanno parte ad esempio di altri componenti, quindi delle zone proibite al software, vado anche ad applicare delle forze, dei vincoli, vado a definire quali sono i materiali che penso di utilizzare nelle mie analisi e soprattutto quali tecnologie di produzione vado a pensare. Quindi chiaramente potrei utilizzare delle tecnologie un pochettino più spinte, quindi ad esempio l'additive manufacturing oppure anche l'unrestricted, per ottenere la forma il più ottimizzata possibile. Viceversa, nel video che vi proporrò a breve, vedremo anche l'utilizzo del generative design anche con tecniche, se vogliamo, un po' più tradizionali, come ad esempio la fresatura 2 assi e mezzo, in cui quindi magari la forma non è così ottimizzata come potrebbe essere una forma pensata per il genere per l'additive manufacturing, però comunque il vantaggio è che è realizzabile con la tecnica di progettazione di realizzazione che abbiamo scelto, quindi ad esempio la fresa 2D 2 assi e mezzo. Perché utilizzare il generative design? Quindi per ridurre al massimo la massa, quindi la massa dove non è necessaria, e spesso stiamo parlando di riduzioni anche di più del 50% rispetto al pezzo originale, la maggiore velocità ad arrivare alla forma finale. Tenete conto che più scelte voi andate ad impostare, quindi più materiali e più tecnologie di produzione andate ad impostare nella vostra analisi, più avrete un ventaglio ampio di soluzioni che vi proporrà Fusion, tra cui poter scegliere. Quindi chiaramente poi queste tipologie di forme possono essere filtrate a seconda della massa, del materiale, eventualmente anche poi delle tecniche di produzione. E quindi io direi che possiamo anche partire con il video, Dani, quindi della prossima slide, in cui facciamo vedere in questa piccola demo come. Non parte, non lo vedo andare.
Ok, perfetto. Praticamente come è stato riprogettato il basamento di questa sega circolare? Quindi semplicemente ci sono delle zone che per me sono obbligatorie, quindi le vado a definire come delle zone verdi, quindi che ci saranno sicuramente presenti nella forma finale. Vado ad applicare delle forze, quindi chiaramente devo avere dei valori coerenti con quello che vado, ad impostare. E vado poi a definire quali sono le mie tecnologie di produzione. Quindi, ad esempio, vado a selezionare la fresa, ad esempio, 2 assi e mezzo, 3 assi, 5 assi, eventualmente ci sono anche tecniche di pressofusione. Vado a scegliere poi quindi i miei materiali. Chiaramente più materiali metto, più tecnologie di produzione vado a scegliere, poi il numero di forme finali che mi propone, ecco, vedete, il software sarà maggiore. Quindi a questo punto io potrei andare a filtrare le forme a seconda, ad esempio, un upgrade che stanno facendo in questo periodo è la possibilità di stimare anche il prezzo di ciascuna di queste forme, quindi si appoggia, diciamo, a un motore esterno che è chiamato A Priori, è una società esterna, ed ecco che vado a decidere, ad esempio, che mi piace questa forma, posso anche eventualmente fare delle piccole modifiche, non ha senso rivoluzionarla, se no non avrei fatto neanche il generative design, però delle piccole modifiche ha senso applicarle e a questo punto, siccome sono già nell'ambiente di Fusion, posso andare direttamente a fare la mia lavorazione, in questo caso di 2 assi e mezzo, direttamente nell'ambiente di Fusion senza mai dover cambiare software o esportare e fare altri tipi di lavorazione. Quindi sono stato più o meno nei 5 minuti. Dani, se vuoi ti rilascio Confermo, la parola. perfetto. Sempre Se molto probabilmente preciso e ci sono delle puntuale. domande, fatemele pure. Quindi adesso Quindi, ritorniamo pure con se il chat. questo generative design vi ha incuriosito, vi ha fatto venire l'appetito per le novità, potete chiedere, appunto, a Riccardo, sarà ben felice di rispondere. Perfetto, visto appunto ci tenevo a farvi vedere questo discorso del generative design, adesso continuiamo con invece parlare l'ambiente di cui parliamo oggi, quindi il CAM. Il CAM che è contenuto all'interno, è uno degli ambienti contenuti all'interno di Fusion 360, quindi viene definito E una delle novità che fra l'altro non è ancora effettiva, ma che ormai è ufficiale, definito da Autodesk, solo che bisognerà attendere ancora qualche mese, mi pare che è prevista per il mese prossimo, quello successivo, comunque il prossimo update, dovremo avere la versione in italiano del software, quindi già la versione 2021, l'ambiente CAD è stato già tradotto. L'ambiente CAM non ancora, difatti troviamo ancora i comandi in inglese, ma sarà aggiornato anche quello a breve. Volevo darvelo come spoiler, come anteprima. Quindi l'ambiente CAM è quello che viene definito Manifactor. Che ambiente abbiamo qua? Abbiamo all'incirca le stesse funzioni che abbiamo visto in Inventor, più qualcosina in più che dopo andiamo a analizzare. Quindi l'ambiente in cui andiamo a muoverci sono sempre la fresatura in 2 assi e mezzo, quindi pezzi prismatici. Anche qua siamo in presenza comunque di un modellatore solido che probabilmente non è ai livelli di un Inventor, ma comunque è un modellatore solido abbastanza potente. Quindi ne consegue che nella generazione di profili per la fresatura o per la tornitura è abbastanza rapido, diciamo, nella generazione di questi profili. L'ambiente di fresatura 3 assi, 3 più 2, 5 assi in continuo, anche qua abbiamo a disposizione una serie di strategie, anche con qualche aspetto in più a livello di strategie. Quindi un'opzione che fra l'altro è una delle novità che però secondo me è molto interessante, la possibilità di fare un evita collisioni attivando appunto l'opzione 5 assi. L'ambiente tornio fresa, tornitura 2 assi, quindi riusciamo a gestire appieno l'ambiente di torniture sia per il semplice tornio in cui dobbiamo generare i percorsi in X e in Z, oppure anche quelle situazioni
in cui abbiamo presenza sia di dover generare percorsi di tornitura e di fresatura, quindi classico tornio-fresa, fino a macchine multitasking che ci permette di gestire quindi operazioni anche di fresatura a 5 assi sfruttando l'asse C del mandrino e l'asse B della testa. Fresatura a 4 assi, quindi la classica macchina o la macchina orizzontale. Il classico divisore 4 asse oppure il divisore montato sulla macchina, possiamo andare a gestirlo. Il taglio 2D e la tastatura, c'è uno degli ambienti aggiuntivi, è proprio l'ambiente tastatura dove possiamo, dopo vedremo anche una piccola slide, dove possiamo anche andare a gestire sia la centratura del pezzo, quindi sfruttare i cicli della nostra macchina per determinare le origini, oppure andare a fare una verifica e quindi generare una sorta di report e di analisi sul pezzo appena fresato. È un CAM quindi ricco di soluzioni, ma alla portata di tutti, perché ripeto, il costo comunque è molto molto contenuto. Queste soluzioni quali sono? Abbiamo strategie Adaptive Clearing, quelle che abbiamo visto in Inventor, sia 2D che 3D che sfruttano l'alta velocità. Quindi questa tipologia di strategia che ci permette di generare percorsi sicuri e quindi usare questo tipo di tecnologia, possiamo andare a gestirlo tranquillamente con questo CAM, con Fusion. Percorsi comunque 5 assi anche complessi, quindi la classica SWARF come quella che si vede in questa immagine ci permette di gestire operazioni complesse anche in maniera ottimale, perché ad esempio la generazione di un percorso di SWARF con una spirale a scendere, riusciamo a gestire anche un percorso di complessità a questi livelli per capirsi, quindi dotato comunque di soluzioni molto molto spinte, anche 5 assi in continuo. Ovviamente magari non avremo tutte le strategie che abbiamo a disposizione in software più complessi e più performanti come PowerMill, ma comunque se devo fare una lavorazione a 5 assi in continuo riesco a gestirla. Anche in questo caso abbiamo accesso allo stesso ambiente di post-processazione che avevamo visto per Inventor CAM, perché i post processor che abbiamo a disposizione sono gli stessi, quindi con Fusion 360 possiamo andare ad attingere alla stessa libreria di post processor di Inventor CAM, di HSM, quindi dotato di numerose configurazioni. E anche in questo caso abbiamo la possibilità di andare a generare una certa tipologia di report per comunicare con l'operatore macchina o comunque andare a crearmi un promemoria se l'operatore macchina sono io, la persona che deve attrezzare la macchina. Ecco, adesso a livello di descrizione di lavorazione abbiamo detto un ambiente molto simile a quello di Inventor, quindi non andrei a ripetere le stesse cose che avevamo visto un'ora fa. Però, cosa in cui vorrei soffermarmi un pochino sono le extension di Fusion. Cosa sono le extension di Fusion? Sono delle opzioni aggiuntive che sono a pagamento, ma il costo comunque è relativamente contenuto. Si possono attivare tramite l'utilizzo di alcuni crediti, che sono gli stessi crediti che andiamo ad utilizzare. Ecco, una cosa forse che non aveva accennato prima Riccardo, nel generative design, quando noi andiamo a generare appunto queste soluzioni, dobbiamo andare ad utilizzare dei crediti per poter importarle e andare a utilizzarle. Ovviamente i costi, parliamo di costi molto molto bassi, se queste analisi sono poche da fare, quindi ben distanti dai costi di attrezzature e come si dice, attrezzature e macchinari che vengono utilizzati in questa tipologia di settore. E queste extension di Fusion quindi si possono attivare a pagamento, il costo relativo, una volta attivate sono a disposizione o per il mese o per l'anno, dipende che tipo di attivazione facciamo, e ci danno a disposizione tutta una serie di strumenti per cui secondo me però i vantaggi che andiamo ad ottenere rendono il CAM di Fusion ancora più performante,
più conveniente anche nell'utilizzo. Allora, queste extension sono la possibilità di trimare al volo i percorsi calcolati, quindi senza andare a ricalcolare posso fare un taglio di percorso. Inoltre, questi tagli di percorsi mi permettono di essere memorizzati, quindi se io andrò a cambiare i parametri del mio percorso, queste editazioni rimangono salvate, non devo andare a ripeterle. Quindi questo è un grosso vantaggio, la possibilità di poter tramite una selezione video, un'area definita da una selezione, andare a tagliare il percorso al volo. Strategia di finitura complessa per lavorazioni di superfici ripide e di bassa pendenza, quindi, come dicevo, già è dotato di tutta una serie di strategie dedicate alla finitura a tre assi, quindi tutte quelle che sono passate parallele, spirale, offset 3D, dipende come viene definita, quindi strategie di spirale, lo Z costante, quindi lavorare per terrazzamenti, tutte queste cose qua sono già comprese. In più, attivando questa tipologia di implementazione, abbiamo a disposizione la finitura, quella che in Power mi viene definita ripido e bassa pendenza, poi viene definita in shallow, permette di gestire in automatico due strategie differenti per andare a ottenere un percorso ottimale su pezzi dove sono presenti superfici sia piane o comunque di bassa pendenza e che tendono dopo a diventare ripide. Riconoscimento automatico di fori, anche questo, già il riconoscimento, la selezione dei fori da eseguire è un'operazione abbastanza semplice in Fusion, perché appunto va a riconoscere questi cilindri, questi fori. E questo strumento aggiuntivo ci permette, tramite una tabella che viene generata automaticamente, fare un'analisi di tutti i cilindri, anche con orientamenti diversi del nostro pezzo per andare a generare le nostre forature anche con strategie multiple, quindi andare a generare più di un'operazione, andare a generare centrinatura, foratura, maschiatura, tutto tramite un'analisi che fa del modello. Strategie per la tastatura come cicli, questo è quello di cui vi accennavo prima, vi dicevo che era uno degli ambienti gestibili in Fusion, è contenuto nell'extension, e la gestione delle strategie sia sì, nella tastatura come cicli, ma anche come ispezione e verifica delle superfici lavorate. In conclusione, anche strategie per l'additivo, fra cui, per esempio, una delle novità, uno dei miglioramenti apportati riguarda proprio quello, abbiamo a disposizione un ambiente, le strategie per andare a modificare e programmare i nostri percorsi per le stampanti 3D. Ora vediamo un brevissimo filmato in cui appunto vengono utilizzate alcune di queste implementazioni che vi dicevo. Ecco, volevo solo farvi vedere una cosa, farvi notare una cosa. L'oggetto che vediamo qua sotto, fra l'altro, è stato generato proprio con Generative Design. È stato studiato un supporto per poter dare accesso all'utensile ad una lavorazione che altrimenti sarebbe stata un po' complicata da raggiungere. Io adesso aperto la tabella, eccolo qua. Vedete, per raggiungere il lato inferiore del nostro oggetto è stato generato questo oggetto in Generative Design. Questa è una piccola cosa che volevo farvi vedere, un'applicazione che può essere quella del Generative Design. Questa è invece l'opzione per poter andare a trimmare il nostro percorso, quindi tramite la selezione di un semplice poligono posso andare a definire un'area e lui automaticamente mi taglia quel percorso, andando ad adattare ovviamente automaticamente gli ingressi e le uscite come impostate in precedenza. Vedo che c'è la matitina sul percorso, quindi so che è stato editato, ma nonostante questo, se io vado a cambiare per esempio la profondità, in questo caso viene cambiata da 1 a 5 mm, quindi vedrò la differenza del mio percorso, viene applicata comunque l'editazione. Anche perché rimane storia di queste modifiche, addirittura potrei eventualmente andare a modificare la modifica, scusatemi, il gioco di parole. Potrei andare a editare ciò che ho modificato per ottenere qualcosa di diverso. Perfetto.
Un altro filmatino, ecco qua si vede ancora meglio il discorso dell'oggetto tenuto in generative design. Ovviamente una cosa del genere possiamo farla se dopo il supporto viene concepito di stampa 3D. Non è stata selezionata una soluzione realizzabile per sottrattivo. Però se ho a disposizione questo tipo di strumento posso generare anche supporti di questo tipo. Ecco, questa è un'altra soluzione che era la soluzione del ripido e bassa pendenza con l'opzione anche evita collisioni in automatico. Quindi io in questo caso gli avevo detto lavora a tre assi, difatti vedete che dove riesce lui comunque lavora perfettamente a tre assi, non muove la serpentina. Però quando era in prossimità dello spigolo, la strategia lo portava a inclinare l'asse utensile. Questa cosa l'ha fatta con una soluzione in automatico, appunto. Quindi io ho creato il mio percorso, gli ho detto se hai la collisione con la pinza o col gambo dell'utensile, inclinati, e lui automaticamente mi ha generato un percorso di questo tipo, quindi passando da 5 assi in continuo a 3 assi. Perfetto. Adesso al volo vediamo anche il discorso della selezione di foratura. Vedete, questa è la famosa tabella. In questo caso abbiamo un modello che effettivamente è abbastanza povero di fori, però potrebbe essere molto differente. Vedete come io posso selezionare di ignorare alcuni fori. Per esempio, qua avevo individuato i cilindri che mi servono per andare a bloccare con un sistema espandere il mio oggetto. Vedete che sono andati rimossi quei fori in maniera che lui mi generi i percorsi direttamente sui fori che ha riconosciuto. Inoltre ho la possibilità di definire una tool library, quindi una libreria da cui attingere gli utensili, e lui fa la selezione automatica degli utensili per andare a realizzare queste forature. Ovviamente dopo dovrò dargli tutta una serie di parametri per ottimizzare. Vedete che è andato a selezionare, perché avevo impostato la selezione anche di fori multiassi, è andato a realizzarmi la foratura anche di fori inclinati. Quindi è riuscito a gestire questa tipologia di operazione. Andando a generarmi ovviamente dopo un percorso che sfrutta sia i cicli fissi della mia macchina, naturalmente per la foratura, ma anche i posizionamenti stabiliti da lui in automatico, quindi sia il posizionamento del quarto e quinto asse, sia ovviamente la posizione corretta del foro nello spazio. Perfetto. Un'altra piccola cosa che vorrei farvi vedere invece per quanto riguarda le novità 2021 di Fusion 360, che sono ovviamente Fusion, essendo gestito in cloud, si auto dovreste trovarle già perché si autoaggiorna. E queste novità cosa sono? Fondamentalmente sono migliorate alcune funzionalità nella sgrossatura in ambiente e tornitura, sia in sgrossatura che in profilatura, che qua non è citata, quindi migliorato l'ambiente tornitura, andando ad aggiungere un'opzione soprattutto per quanto riguardava lo svincolo sia della barinatura, quindi tornitura interna, che la tornitura esterna. Miglioramento della strategia di finitura ripido e bassa pendenza. In che senso miglioramento? Questa famosa steep and shallow. Migliorata la velocità e la velocità di calcolo, soprattutto avendo aggiunto aggiungendo l'opzione evita collisioni automatico 5 assi attivato. Quando era stata proposta questa novità nell'extension, il calcolo risultava essere abbastanza lungo e si è lavorato per migliorarlo, per renderlo un po' più veloce. In più la possibilità di impostare angoli di soglia fino a 0 oppure a 90 gradi, e questo ci dà una grossa possibilità perché la strategia Steep and Shallow è la strategia che lui ci permette di attivare l'evita collisioni inclinando l'asse utensile.
La possibilità di raggiungere angoli estremi, cioè 0 gradi e 90 gradi, ci dà la possibilità quindi di generare dei percorsi, perché la finitura ripido qua pendenza cosa fa? Tramite un limite angolare che noi definiamo, lui lavora con una strategia alle parti basse, quindi di solito uno spirale, uno spirale, e le parti ripide con un zeta costante. In questa maniera riesco ad avere a disposizione un percorso complesso generato totalmente o in zeta costante o in spirale 3D. Inoltre, miglioramento di percorsi in additivo. Ogni percorso utensile, come ad esempio il perimetro esterno, il perimetro interno, il riempimento dell'area, perché nella stampa 3D si sa, si tende a magari andare a riempire in maniera non totale la parte centrale del modello, appunto per generare un modello che all'esterno comunque è continuo e sagomato bene, correttamente compatto, mentre all'interno è non vuoto del tutto, ma comunque ha una struttura che lo rende rigido, però alleggerendolo notevolmente. E tutte queste opzioni ora vengono definite con un colore differente, quindi durante la simulazione ci dà l'idea delle varie operazioni e durante l'ispezione capire come sta lavorando la nostra stampante. Ultima opzione, nuove, nuova, non è direttamente, fa parte del software, però nuovi video pubblicati per l'apprendimento delle strategie in 2S e mezzo, quindi sempre di più materiale messo a disposizione, materiale ufficiale, parlo, messo a disposizione da Autodesk appunto per capire le funzionalità e imparare a utilizzare questa tipologia di strumento. Ora vediamo un breve filmato, anche in questo caso, in cui vediamo proprio queste novità, quindi le implementazioni di tornitura. Quindi vedete nella definizione dell'area clearance, quindi l'area di sicurezza da cui svincolare, sono state aggiunte delle implementazioni che ci porta a togliere quel fastidioso messaggio che compariva sempre quando andavamo a impostare in una certa maniera questa tipologia di svincolo. Questo era un problema che era stato molto, molto, come si dice, molto presente nella community, nel forum diffuso. L'ambiente, in questo caso invece andiamo a vedere l'ambiente di stampa 3D, dove vedete è stato implementato appunto con la differenziazione dei colori durante l'analisi, quindi man mano che noi andiamo a analizzare come vengono generati questi strati, possiamo andare ad analizzare con i vari colori come viene gestito. E in fondo andiamo a vedere appunto la novità per quanto riguarda lo Stip & Shallow. Questo è un percorso. Vedete che le novità sono proprio quello. Miglioramento dei tempi di calcolo. Vedete che se andiamo ad analizzare il tempo di calcolo, siamo passati, è stato migliorato di un buon 10%, anche di più, da 700 era arrivato a 500. E questa è l'opzione invece dell'angolo. Vedete che si può impostare da 0 gradi a 90 gradi, quindi il cambio totale di strategia. Vedete, da una parte abbiamo la spirale, dall'altra abbiamo il zeta costante. Questo però ci permette di poter applicare l'opzione evita collisioni automaticamente, opzione che è presente appunto nella strategia Stip & Shallow. Perfetto, quindi arrivati a conclusione, dovendo fare un'analisi del perché può essere conveniente valutare una soluzione come Fusion, abbiamo detto multiambiente, quindi ci risolve diversi problemi, anche per avere a disposizione uno strumento completo. Comunque io ho un ufficio tecnico in cui mi servirebbe una licenza, un prodotto, sia per fare magari un po' di editing di modellazione solida, ma anche per poter fare un piccolo rendering, generare una simulazione fotografica e fare un percorso CAM per il tornio o la fresa 3 assi che il tipo
titolare ha deciso di comprare e mettere in officina, riesco a gestire tutte queste cose qua con un unico prodotto. La condivisione dei progetti, quindi la possibilità di condividere, essendo basato su cloud, condivisione delle informazioni, ovviamente il tutto gestito in sicurezza, perché le informazioni che gestiamo decidiamo noi a chi renderle disponibili e a chi no. La possibilità di implementazione, quindi avete visto che si parte da uno strumento base che comunque è già dotato di tutta una serie di strumenti e di percorsi per quanto riguarda l'ambiente CAM, ma con l'extension diventa ancora più performante e in grado di soddisfare le nostre esigenze. E in ultima, soluzioni innovative alla portata di tutti e quindi la possibilità di andare a gestire questa tipologia di prodotto appunto con una spesa bassa, quindi molto molto contenuta. Perfetto.